Here we go. Tre consigli utili per migliorare da subito la qualità dei tuoi video. Ogni giorno ricevo un sacco di messaggi di persone che mi chiedono su come migliorare a fare video, cosa posso consigliare, che attrezzatura utilizzare, come comportarsi, come organizzarsi. Oggi andremo a vedere qui insieme tre consigli utili per migliorare da subito la qualità dei tuoi video. I video si ascoltano, i video non si guardano. Questa è una cosa fondamentale. Soprattutto questi video dove io parlo a voi e voi mi state ascoltando, l'audio è fondamentale. In questo momento io sto utilizzando come potete sentire qui, un radiomicrofono perché ho la videocamera distante da me. Di base avere un buon microfono è fondamentale. Per chi inizia e fa video con lo smartphone, cosa che consiglio tantissimo per i beginner, un microfono della Rode, si chiama Rode Micro, con il suo cavo apposito per collegare all'iPhone. Tra l'altro uso anch'io con la mia videocamera. Ovviamente è un microfono da 50 euro autoalimentato, quindi non è il migliore che potete trovare sul commercio, ma il rapporto qualità prezzo è veramente eccezionale. Avere un microfono di questo tipo rispetto a semplicemente utilizzare un microfono integrato vi aiuterà tantissimo nella resa finale, isola tantissimo e aiuta da morire. Come vi dicevo, i video si ascoltano, quindi l'audio è più importante della qualità della videocamera. Ora vi faccio un esempio. In questo momento sto utilizzando il microfono integrato della videocamera che ho io. Secondo consiglio veramente importante, le luci. Allora, io sto utilizzando una videocamera in 4K, quindi come dire, ah, bellissima risoluzione. No, io potrei registrare questo video anche in HD, ma con una buona illuminazione la resa finale non cambierebbe. Quindi è importante investire nelle luci, avere una buona illuminazione. E il primo consiglio che vi do è: investite in luci adatte per fare video e non, come dire, improvvisatevi con, che ne so, fari al tungsteno a 800 watt l'uno che ve li puntate in faccia e dopo 2 minuti già state sudando. Quindi vi dovete informare, vi darò consigli utili su quale luci sto utilizzando, sono fondamentali. È molto più importante avere una buona illuminazione che una videocamera da 3-4 mila euro, veramente c'è una differenza abissale. Terzo consiglio, che non è un consiglio tecnico ma è un consiglio più pratico, fondamentale: avere una gestione e una visione generale dei contenuti che voi andrete a proporre è fondamentale. Sono una persona che gli piace tanto fare schemi, liste, è molto metodico. Proprio ho bisogno io di focalizzare quello che andrò a fare. Se io ogni mattina mi dovessi improvvisare e tirare fuori un video dal cilindro, dopo un po' finirei le idee, oppure finirei per dire ok, non so cosa fare oggi, bene, lo faccio domani e poi domani non lo faccio. Quindi avere una checklist come questa qua, avere una lista, questa è una parte della lista, poi c'ho un taccuino con tutti i vari video già segnati, è fondamentale. Per fare questo video qua mi sono fatto un'introduzione, 3 punti da trattare che sono i 3 consigli e poi una conclusione generale, cioè molto molto spiccia. C'è una cosa che l'organizzazione vi deve ovviamente velocizzare il processo di lavoro, non vi deve rallentare. È importante che trovate un modo per essere smart, questo è fondamentale. Se hai bisogno di qualche consiglio scrivimi qui sotto e ci vediamo al prossimo video.